Un saluto a tutti ragazzi da Missione 91, siamo su One Piece World Seeker e là c'è un'altra missione blu da completare, ovvero una secondaria. Voi mi avete detto che hanno una fine prima o poi, perché qui ne segna ancora tre. Io spero siano finite poi, che erano veramente tantissime. E ho seguito il vostro consiglio, ovvero fare prima le blu e poi le rosse. La maggior parte di voi mi ha detto di far così e io ho detto ok, facciamolo, però qui non finisce mai. Nami, che problema hai di nuovo? C'è qualche problema, Nami? Se devi andare al bagno, fai pure. Picchialo, brava. Non è questo il modo di parlare a una signora. Bravissima, Nami. Ti meriti una lezione. E ora boss fight contro Nami. Mi stai già picchiando. La ricerca del tesoro è un punto morto. Ah, stiamo ancora cercando il tesoro di prima. Ok, dov'è Jean? Dov'è Puff Jean? I documenti che hai raccolto sono pieni di strani simboli. Non riesco a decifrarli. Oh, riguarda quell'arma leggendaria, giusto? Esatto. Da quanto ne so, fu usata da un aristocratico di grande fama. Deve valere una fortuna. Lo spero per noi. È un vero grattacapo. Puff Jean! Jean, da quanto eri lì? Lei è sempre qui. Tu, Nami, non te le devi fare queste domande, perché lei è sempre nell'etere. Lei è dove c'è bisogno di lei, anche quando non c'è bisogno di lei. Pensa un po'. Stavo dando un'occhiata in giro quando vi ho visto. Vedi, lei è ovunque. Ad ogni modo, perché non chiediamo a un esperto di dare uno sguardo a quest'arma leggendaria? Un esperto? Per esempio, a me non viene in mente nessuno. Ci sono! Robin è in gamba quando si tratta di leggere simboli strambi, mentre Frankie è un intenditore di armi. Rufy, mostra questi documenti ad entrambi e raccogli le loro impressioni. Non so dove sia Robin, ma credo che Frankie si trovi al bar di Emerald Town. Non sono un grande esperto di simboli e documenti da decifrare, ma credo proprio che comincerò da Frankie. Continuerò a dare un'occhiata in giro. Aggiornatemi in caso di novità. Tanto Jean, tu appari quando ci sono aggiornamenti. Magicamente tu appari, quindi non c'è bisogno di cercarti. Sei l'unica persona che non andrà mai cercata, temo. Guardate come so fare lo stealth io, mamma mia. Nessuno mai, mamma mia, mi hanno visto. Niente, scherzavo. Scherzavo, ero solo di passaggio, statevene tutti molto tranquilli, ok? Ero solo di passaggio, va bene? Maledetti voi. Ecco Franky. Ehi, grande uomo, parlami. Parlami, Franky. Ok. Franky, eccoti qui. Ow. Ma guarda chi c'è, Rufy, spero tu sia stato super. Ok. Ho un messaggio da parte di Nami, vuole che tu... ci dica tutto ciò che puoi sull'arma descritta in questo documento. È strano. Allora, hai scoperto qualcosa? Questa è un'arma speciale. Al tempo fu brandita niente meno che dal celebre guerriero Lopez. Chi è Lopez? Sembra un luciatore più che un guerriero. Comunque va bene. Leggera come una piuma, eppure incredibilmente potente. Chiunque sarebbe in grado di usarla, persino un bambino di 5 anni. Quindi anche Rufy. Scherzi, insomma, è una specie di tesoro. Dove si trova? Io posso aiutarti solo a scoprire le specifiche dell'arma. Per quanto riguarda i simboli, dovrei chiedere a Robin. Deve essere andata nel quartiere residenziale di Steel City per raccogliere informazioni sugli abitanti dell'isola. Così, a caso, lei però bificca naso nella vita degli altri, va bene. D'accordo, grazie Franky. C'è un oggetto d'orello. Dov'è? Vado, ce l'ho fatta finalmente. Dov'è l'oggetto d'orello? Eccomi qua. Che raggio grosso. Eccola là. È stato facile. Fin troppo facile. Illuminami, Robin. Robin. Che succede, Rufy? Nami vuole che tu ci dica tutto quello che puoi riguardo i simboli in questo documento, così potrai capire dove è nascosto il tesoro. Neanche un per favore. Nami vuole che, punto. Interessante. Sei fortunato che lei è molto curiosa. Mi ricordano i caratteri usati dalla tribù delle regioni occidentali, mamma mia.
Posso tenere questi documenti per studiarli meglio? Certo che sì. Credo di aver capito le indicazioni. Ah sì, dove? Sole? Probabilmente il verso è questo: avanti e indietro la verde insenatura. Un'insenatura? Quindi si riferisce all'oceano? Beh, la lingua di questa tribù è particolarmente interessante. Ho cercato di tradurre il testo. Robin, sei stata un po' criptica, però siamo fortunati che, a quanto pare, Rufy ha compreso. Non è vero, Rufy va a riferire, non ha compreso. Ha compreso un tubo, Rufy. Pensavo che la mappa mi avrebbe mandato a destinazione, invece no, la mappa mi manda da Nami. Va bene. Rocchetti verso Namizu! Ehi! Ho scoperto cose! Nami, ho parlato con Robin. Ha scritto questa traduzione per noi. Sul serio? Dobbiamo subito mostrarla a Jean. E tanto apparirà come per magia, non ti preoccupare. Hai visto? Sì, capisco. Scoperto qualcosa? Nella lingua di questa tribù, avanti e indietro non si riferisce alle maree, ma alle fronde degli alberi cullate dal vento. E la verde insenatura non riguarda la costa, ma il limitare di una foresta. Come fa a saperlo? Cioè, per magia? Nami, sono colpito, sì, anch'io, perché fino a un secondo fa manco conoscevi la scrittura che stavi leggendo, ora sei tutto della tribù che la scrive. Va bene. La foresta più estesa dell'isola è a nord di Ruby Village. Sarà quella? Sì, deve essere così. Rufy, Jean, forza, andiamo a dare un'occhiata. Che c'è? C'è qualche problema, Jean? Un'arma leggendaria che potrebbe usare chiunque, persino un bambino. Con un'arma del genere saremmo in grado di difendere la nostra isola. Tuttavia, Jean? Oh no, niente, niente. Ok, rotta verso la foresta a nord di Ruby Village. Rufy, corri molto forte perché questa te la vuole mettere in quel posto. Io lo so dove devo andare, di là. Devo correre. È troppa strada, però. Rocchetti. Rocchetti. Io vado avanti così. Che belle le foreste. Rocchetti. E Rocchetti. L'ho lisciato. Niente più Rocchetti permessi. Rocchetti. Che succede? Ecco la foresta. Rufy, mi ricevi? Anche io e Jean siamo nella foresta. Ah, quindi sei con Jean. Ok, buono. Non perderla di vista, Nami. Perché non mi fido di quella lì. E a quanto pare abbiamo compagnia. Ci sono anche dei pirati. Beh, se credono di poter rubare il nostro tesoro, si sbagliano di grosso. Rufy, trovali e dagli una lezione. Ok, prenditi cura di Jean. Nami, fai qualcosa anche tu ogni tanto? Qualcosina, non è che ti chiedo tanto. Tira due randellate a destra manca. Siete voi che state cercando di rubare il nostro tesoro? Bravo, diglielo anche che così se non lo sapevano, ora lo sanno. E tu chi diavolo sei? Siamo arrivati qui per primi. Se c'è qualcuno che sta provando a rubarlo, sei tu. Oh, giusto, non hai tutti i torti. Che idiota, prendetelo! Puoi provarci con dei randelli molto grossi. Ma io picchio. Picchio, picchio, picchio. Picchio, 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 picchio. E che palle, mi stanno sparando da dietro, li ho visti. Via, 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 via. E niente, non ho fatto in tempo, c'era l'animazione del Gatolinga. Mi stavano sparando da dietro, non sono abbastanza convinta, no? Incredibile. Prego. Non ho schivato mai. Ok. Com'è? Ah, ok. Stavo chiedendo com'era possibile che non lo stavo colpendo. Questione risolta, ora troviamo il tesoro. Vai, Rufy. A caccia di c'è una cassadorella. La vado a prendere. È qui, in teoria. Eccola. No! Ah, forse è quella di missione. Che cacchio, io speravo in un nuovo costume. Strano, questo forziere è più vecchio e malandato degli altri. Ehi, hey, Nami, Jean, guardate, ho trovato un forziere sospetto. Urlalo al mondo, Rufy, bravo. Nami, arriva tirandogli un pugno sulla cavesa, ti prego. No. Deve essere questo. È esattamente come la custode dell'arma descritta dalla traduzione.
va bene. Quindi l'arma leggendaria è al suo interno. Preparatevi alla delusione, ragazzi, preparatevi. Che emozione, forza, non ci resta che aprirlo. Dove sono sparite? Ma scusa, ma apriamolo tutti insieme. Che palle. Perché solo io devo aspettare un quarto d'ora di animazione? Guarda, ci sta mettendo veramente un quarto d'ora. È vuoto. Effettivamente il vuoto è leggero. Hai ragione. Un attimo, dentro c'è una lettera. Una lettera non è letale però. Caro amico di cui non conosco il nome o tantomeno le sembianze, io sono Lopez, il luciatore. Se hai aperto questo forziere significa che stai cercando l'arma leggendaria di cui io sono in possesso. Perdonami, ma non puoi averla, è troppo importante per me. Tuttavia, rifletti sulle tue avventure. Senza dubbio, hai superato innumerevoli avversità per raggiungere fino a qui. Le esperienze che hai accumulato eguagliano o persino superano i benefici offerti dalla mia arma leggendaria. Incredibile! Io non accetto prediche da uno stupido soldato. Non ridere così, Jean. Nani? Cosa c'è di tanto divertente, Jean? Ti avverto, sono di pessimo umore al momento. Scusa, ma ho provato una gioia indescrivibile e ora mi sento sollevata, perché tu avevi paura che noi potessimo spazzare via l'isola con l'arma, vero? Tu non ti fidi di noi? Manda! Sollevata? Che vuol dire? Mi chiedevo cosa sarebbe successo all'isola se avessimo realmente trovato quell'arma. Ora mi sento come se gli dei, dopo aver scrutato nel mio fragile cuore, avessero deciso che non ci serve alcuna arma leggendaria. Certo, andiamo avanti a farci menare dai pirati, che problema c'è? Ma certo, ora è tutto chiaro. Non ho bisogno di armi. Devo proteggere quest'isola a modo mio. Non posso darti torto. E in parte mi consola, perché la nostra ricerca si è rivelata un buco nell'acqua. Meglio così. Ora torniamo indietro. Saranno tutti preoccupati per noi. E se mai dovessi imbattermi in quello stupido soldato, gli chiederei un enorme risarcimento per il disturbo. Giustamente, Nami. Però questa missione mi ha ricordato una cosa molto importante, l'esperienza ottenuta dalle nostre missioni, che io devo ovviamente assegnare, ne ho tipo 2000, perfetto. Ok, a sto giro, visto che fino ad ora ho potenziato la difesa e l'attacco di Ruffy, ho deciso di potenziare cose che piacciono a me, sì, tipo il razzo prolungato, l'UFO prolungato, posso equipaggiare un altro oggetto e poi ho sbloccato questo che mi fa tirare più pugni, diciamo, con il mirino. Ora, visto che posso equipaggiare un altro oggetto, vediamo cosa c'è di bello nel nostro inventario, visto che non ci guardo mai. Magari c'è qualcosa di utile. Tipo la cintura della sopravvivenza, che mi dà una stella alla vita, ai danni da mischia subiti e ai danni da distanza subiti. Io lo metterei, che così abbiamo un po' più di difesa sui danni subiti, perché no, l'attacco va già bene così. Ok, e abbiamo una barra lunghissima, ora potrò tirare un sacco di pugni. Va bene, c'è un altro forziere, aspettate un attimo. Dove si trova? Sulla cima, sicuro, guarda, sulla cima sicuro. Dove cacchio sta sto forziero? Ah, eccolo. Sono salita fino in alto e invece era tipo alla base. E gemma, yeah! E anche per oggi abbiamo fatto il nostro sporco lavoro aiutando la signorina Namizu a trovare un forziere pieno d'aria. È stato fantastico. Comunque, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!